Lezioni di olio di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Parlare della comunità del cibo e energie rinnovabili e della collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Questa volta sono venuti a trovarci gli studenti del Master Food Place and Identity. Li abbiamo seguiti in questa giornata di studi che ha visto come prima tappa la visita al frantoio San Luigi di Gavorrano. Un esempio di riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione per l'ottenimento di energia termica ed elettrica. Durante la visita gli studenti possono seguire tutte le fasi di lavorazione delle olive e anche l'ottenimento degli scarti di lavorazione con cui viene prodotta energia. Diciamo che è sicuramente interessante vedere la parte dei vapori, come vengono riutilizzati nella vostra terra. Sicuramente sono diverse dai sistemi classici che abbiamo visto in altre situazioni, quindi un sistema vecchio credo, ma abbastanza nuovo, perché da quello che ho sentito è l'unica regione tra virgolette al mondo dove viene fatto un tipo di produzione alimentare col vapore o con l'energia elettrica prodotta. Altri tipi di energie alternative. Esatto. Impressionante, mi piace molto gli aromi che vengono dal processo. È bello vedere un processo che è totalmente sostenibile. Sono insieme a un componente della famiglia Sabatini, proprietari del frantoio San Luigi, che siete entrati a far parte da poco della comunità del cibo e energie rinnovabili. Perché questa scelta? Ma questa scelta è stata mossa dalla nostra convinzione, passione, amore nel fare sia un prodotto di qualità come il nostro olio e sia nel rispettare la natura, nel rispettare la vita, nel rispettare quello che un domani io penso di poter lasciare ai miei figli, di lasciargli un qualcosa di bello, buono e pulito. È giusto. È giusto. Quindi per noi entrare nella comunità del cibo è stata come una cosa inevitabile, perché quando fummo contattati dallo Slow Food, che c'era questa comunità che era nata, ci è sembrato una cosa molto naturale di avvicinarsi a loro, e poi i fini sono gli stessi e quindi siamo entrati in questa grande famiglia. La visita continuerà all'allevamento di asini Ponte alle Catene nel comune di Scarlino. Vorrei sapere che cos'è che fate in questo allevamento. Allora, questo è l'allevamento di Ponte alle Catene, di proprietà delle bandite di Scarlino. C'è un progetto molto importante di produzione di latte. La produzione di latte di asina è una cosa, diciamo, un po' innovativa, anche se da tempo comunque viene sviluppata in varie realtà. Per noi è un fiore all'occhiello, perché comunque il latte di asina si è scoperto di recente come un'ottima alternativa all'alimentazione dei bambini, specialmente quelli intolleranti o che hanno problemi di allergie particolari. Quindi questo latte di asina qui sarà destinato sia agli ospedali, c'è un progetto con il Meyer, sia alla cosmesi.